la società che ha dichiarato che non ha né una procedura di mobilità né di licenziamenti. Questo perché da novembre ad oggi ritengo che, a seguito dei contatti che stanno costruendo che, e anche di alcuni dati su quelli che sono gli ordinativi, quindi sulla produzione, diciamo ci sono dei miglioramenti da questo punto di vista. Però non è ancora una situazione che possiamo dire definita. È un passo avanti significativo, ma non è che ci deve stare tranquilli. La Regione, qualora fossero accertati questi esuberi, come intende porre rimedio a questa crisi finanziaria che interessa tutta la Marsica e non solo? Guardi, la vicenda Maicon è talmente grande, come è stato riconosciuto oggi da tutti, anche dai sindacati, che non è una dimensione... La Regione, qualora fossero accertati questi esuberi, come intende porre rimedio a questa crisi finanziaria che interessa tutta la Marsica e non solo? Guardi, la vicenda Maicon è talmente grande, come è stato riconosciuto oggi da tutti, anche dai sindacati, che non è una dimensione, cioè è fuori scala, cioè non è una cosa su cui la Regione può. Lei pensi che il fatturato della Maicon di Avezzano è ampiamente maggiore di tutto il bilancio un anno della Regione, compresa la sanità. Quindi lei capisce bene che siamo una dimensione, è una problematica nazionale, cioè è di livello nazionale. È una delle cose sulle quali il governo nazionale deve concentrarsi di più, perché è una problematica che non è affrontabile a scala più inferiore. Quindi la Regione deve fare tutto quel sostegno, deve fare politico soprattutto, anche perché lei ha avuto comunque il tavolo di settore. Quindi il tavolo di settore della microelettronica è stato accettato dal governo, che io ho richiesto con una lettera personale, è stato accettato anche dai sindacati che mi era stato sollecitato, accettato il tavolo di settore della microelettronica. Lei consideri che la microelettronica forse in Italia, se la Maicon dovesse andare avanti con la nuova compagine societaria, saranno tre i soggetti che in Italia si occupano di microelettronica. Quindi è un settore talmente specialistico che richiede investimenti giganteschi, che lei capisce bene che non è che possiamo trovare capitali abruzzesi, territorio abruzzese. Si è parlato di un partner europeo, si è fatto il nome? No, non si è fatto il nome, perché è ovvio, sono motivi di alcune notizie non possono essere condivise. Lei sa, la Maicon è una società quotata in borsa, quindi a un certo punto dovrà fare un annuncio ufficiale, ma prima di quello non può farlo, anche perché le trattative stanno...